Dunque, l'idea è nata quando la nostra produttrice Elda Ferri ha letto una notizia che uno strano personaggio americano, nato in Italia, aveva vinto a Kyoto un premio importante, prima di prendere il Nobel. E ci siamo appassionati a questa storia perché lui, quando ha ricevuto questo premio, ha raccontato brevemente quella che era stata la sua storia. Una storia così incredibile che uno dice, beh, ma allora bisogna cercare di farla conoscere. Siamo andati in America a incontrarlo, lui è venuto in Italia, insomma ha avuto un lungo tragitto di frequentazione, anche perché all'inizio Capecchi non voleva che se ne facesse un film, nel senso, un uomo molto riservato, non ama la popolarità, vive abbastanza segregato, lui pensa solo alla ricerca. Poi piano piano l'abbiamo convinto e mi ha detto, ma scusa, è una storia importante perché la conoscano gli altri, soprattutto per degli altri ragazzini come sei stato tu. Allora l'abbiamo convinto. E a un certo punto ha cominciato a raccontare e ha fatto lui la sceneggiatura, non è che noi abbiamo inventato molto. E poi siamo andati avanti e siamo riusciti nell'impresa. Ma secondo me la sfida più difficile è stata trovare dei bambini, perché lui viene raccontato nel tempo, quindi c'è prima un bambino nell'età, poi di un'altra. Trovare dei bambini disposti a fare tutte le cose che dovevano fare, perché oggi è molto difficile trovare dei ragazzini, nel senso che i ragazzini oggi sono un po', cioè, ai tempi di De Sica era più facile trovarli, oggi i ragazzini sono un po' viziati da un falso senso della modernità, e quindi quando devi chiedere di fare delle cose che lui non ha mai fatto, così incontri resistenza. Piano piano però, facendo centinaia di provini, alla fine abbiamo trovato quelli giusti. Beh, non so, diciamo, tendenzialmente io affronto tutti i lavori senza pensare alla pressione del dopo, perché sennò sarebbe veramente impossibile affrontare qualsiasi tipo di sfida. È ovvio che è molto bello ed è anche più stimolante raccontare una storia di una persona, per fortuna ancora in vita, e quindi omaggiare. Quindi direi che ne ho vissuto solo il privilegio, ecco. Ma secondo me la cosa difficile è di affrontare una storia che nessuno crede che sia possibile. Non ci credo. Quando la gente esce dal film dice, ma dai, non ci credo, non è vera. E abbiamo dovuto lottare con questo pregiudizio verso l'impossibile. Anna è la compagna di Luciano Capecchi, il papà di Mario, quindi non è la mamma diretta, ma è la donna che poi Luciano sceglie al suo fianco. E, diciamo, all'interno di questa cornice Anna si inserisce perché poi sostiene non soltanto la presenza di quest'uomo molto difficile e a tratti anche molto violento, ma perché riesce a fare un po' da trade union tra Luciano e il bambino, cioè spesso riuscendolo a far rientrare nella vita di famiglia quando solo Luciano probabilmente l'avrebbe escluso. Quindi, insomma, è un ruolo che mi è sembrato di grande garbo e tenerezza, ecco. Beh, come giustamente diceva Roberto, è sicuramente un messaggio di grande speranza, no? Non ci si può certo aspettare che da una storia, da un'infanzia così tanto traumatica, si possa arrivare a obiettivi così grandiosi. Quindi, insomma, se questo è il messaggio, direi che è straordinario, no?